Buongiorno, grazie. Stiamo parlando di un'azione che non ha precedenti e che è stata messa in campo, è stata voluta, pensata e voluta dall'Associazione Amici della Terra Lago d'Idro e Valle Sabbia insieme a Lega Ambiente Lombardia. Si tratta di, con l'esperienza che abbiamo fatto in questi decenni di battaglia, parlo di me e tutti quelli dell'Associazione Amici della Terra, in questa battaglia per difendere la dignità del Lago d'Idro, quindi il suo deflusso minimo vitale sul fiume Chiese che deve uscire normalmente, si tratta di portare questa sensibilità, questa attenzione lungo tutta l'assa del fiume Chiese che nasce in Val di Daone, bagna 30 comuni e si mette nel fiume Oglio a Canneto sull'Oglio, per cui attraversa tre province, Trento, Brescia e Mantova, con i quattro comuni del Mantovano, Casalmoro, Acquanegra sul Chiese, Asola e Canneto sull'Oglio. L'azione che abbiamo mosso evidentemente si vede, sta già riscuotendo moltissimi successi e moltissima soddisfazione, se non altro per quanto riguarda la sensibilità e i contatti che nemmeno noi immaginavamo così frequenti, così appassionati, che vengono dalla pianura bresciana, da tutte quelle zone che anche noi conoscevamo poco. Comunque un primo comune si è già pronunciato in modo positivo ed è il comune di Acqua Fredda che all'unanimità ha aderito, quindi ha condiviso la petizione, la delibera è già stata pubblicata. Noi abbiamo previsto in questo grande percorso, che sono 160 km di asta di fiume Chiese, di fare 8 assemblee zonali. Questa di questa sera a Asola è la terza, la prima è stata fatta il 7 aprile a Remedello, la seconda il 2 maggio in sala consiliare a Montichiari, la terza questa sera nella sala dei 10 in piazza centrale, nel palazzo del municipio di Asola, alle ore 21. Sono stati invitati in modo preciso attraverso una PEC tutti gli amministratori, i sindaci, i consiglieri di ognuno di quei quattro comuni. Il senso della petizione è quello di fare in modo di arrivare, sappiamo che non sarà facile, non sarà immediato, ma abbiamo dalla nostra l'esperienza di una perseveranza per cui siamo abituati, abbiamo i calli per questa cosa, per questa battaglia, fare in modo che ci sia un ente gestore che nasca, che sorga, che venga concepito un ente gestore paritetico attorno al quale in modo sistematico ogni ente pubblico, ogni ente locale, scusate, voglio precisare, sia rappresentato in base al suo comprensorio e sia rispettato pariteticamente, cioè i comuni del Trentino, i comuni del Lago d'Idro, i comuni della Valle Sabbia e via dicendo, scendendo da Gavardo e Bedizzole, Calvagese, e poi i comuni della Pianura, Montichiari, Carpenedolo, Calcenato e fino ai comuni del Mantovano, in modo che siano rispettati, che ogni territorio nella sua dignità, nelle sue problematiche, nella sua morfologia venga conosciuto, venga capito e dinanzi a delle problematiche che possono essere quelle delle piene, perché ho capito che qualcuno confida che il lago possa essere questo sorta di cuscinetto a calmierare, a laminare le piene. Ma c'è per contro il fatto che ogni territorio ha diritto di vedersi vivo, di vedere vivere il fiume. Noi ci siamo accorti, lo sapevamo, l'abbiamo appurato, che di lunghi tratti in zona Montichiari e in altre zone giù in quelle aree vengono da 40 anni, forse di più, lasciati in secca. Il fiume non esiste più d'estate. I cittadini ormai di quelle zone non si preoccupano, ma questo fiume viene derivato, viene cioè deviato dentro i navigli che vanno a irrigare col sistema ancora ottocentesco dell'inondazione e poi portano l'acqua a queste proliferate, perché adesso sono 18, piccole centraline di produzione idroelettrica private. Tutte queste centraline fanno capo a un ente, a un consorzio, mi sono sbagliato nuovamente, a un consorzio e per cui c'è una sorta di centro di potere e il fiume rimane in secca, l'acqua quando è o poca o tanta
viene utilizzata tutta con questo sistema di azione che inonda la campagna, e poi garantiscono che le centralise possono produrre quindi fare business per i privati. Che il privato guadagni per noi non è un problema, anzi ci fa piacere, però non lo può fare rovinando l'ambiente, non lo può fare togliendo il fiume ai cittadini che hanno diritto di guardarlo, alla fauna ittica e quindi alla vita, alla vivibilità. Questo è il senso della petizione, che ci sia una gestione coordinata che abbia come principio base quello del deflusso minimo vitale, quindi del rispetto della vitalità in ogni tratto, una lama d'acqua minima che possa consentire questo, il ristoro della vista, il ristoro della vitalità delle popolazioni, e poi quindi anche indurre a risolvere, concertarle insieme attraverso un tavolo appunto di coordinamento ogni problematica, sia per le piene che nel caso di siccità. La siccità lo sappiamo che è uno spettro dell'orizzonte, quindi lo dobbiamo affrontare, e quindi bisogna andare verso una gestione oculata della risorsa. A Monti Chiari ci hanno anche un po' aggredito, ma un paio di persone. Eravamo chiaramente in un territorio dove mai fino a pochi anni fa si poteva immaginare, con le amministrazioni comunali dell'epoca, invece ringraziamo il sindaco attuale che ci ha concesso la sala consiliare, mai si poteva immaginare che andavamo a rappresentare le problematiche del lago d'Isola e questi ragionamenti, queste logiche. Il 2 maggio siamo andati e c'è stato un rappresentante di un sindacato importante, la Copagri, presidente provinciale della Copagri di Brescia, che ci ha dato degli ipocriti e degli anacronistici. È evidente che l'azione che noi portiamo avanti scardina, esce da questa logica loro per cui bisogna continuamente fare questo trinciato che poi non ha il valore che ha e che depaupera la risorsa. Ma c'era anche un agricoltore di Bedizzole, che si presenterà prossimamente, che ci ha ricordato che, come facevano i nostri avi, mettevano giù dal grano turco che non ha bisogno di tutta quell'acqua che invece depauperano da qualche decennio a questa parte, perché poi dopo l'acqua depauperata significa bollette salate per chi la utilizza, significa per queste logiche della produzione a scapito dell'ambiente produrre energia elettrica, e quindi il sacrificio dei più, ci siamo di nuovo, abbiamo riscontrato, per il piacere e per il ristoro di pochi. Certo, quindi insomma è la dimostrazione che delle soluzioni condivise si possono anche trovare. Certo, sicuramente noi abbiamo tantissime associazioni anche che pubblicizzano, che condividono le nostre manifestazioni sulle loro sui loro social, sulle pagine Facebook, basta andare a vedere, si vedono, della pianura bresciana, dei quattro comuni della zona del Mantovano. Certo che ci sono le soluzioni, bisogna guardarle con l'occhio dedicato, con quella attenzione che serve per dire l'ambiente è sacrosanto, l'ambiente è trasversale, non è di destra, non è di sinistra, bisogna però che ci siano dei segnali, ecco, per di attenzione, di amore verso questo territorio. Va bene fare il guadagno, va bene, certo, però non a scapito del patrimonio ambientale. Questo va chiusa questa stagione. Gianluca Bordiga, grazie per essere stato con noi, una buona giornata. Grazie a voi.